Inizia domani 9 agosto il 43esimo Rossini Opera Festival. Alla vigilia della kermesse, il Comune di Pesaro presenta in anteprima l'ultimazione dei lavori alla Sala della Repubblica. Un intervento assolutamente complesso, siamo a circa il 95% dell'opera che, una volta completata con i lavori che riprenderanno a fine agosto, subito dopo il termine del ROF, consegneranno in autunno un teatro ridotto che di fatto rinnova la struttura antichissima guardando al futuro. Ci eravamo riproposti di terminare i lavori edili della Sala Repubblica per il ROF, ce l'abbiamo fatta al 95%, intanto il ROF va avanti, è potuto iniziare, il teatro funziona a capienza piena, cosa su cui diciamo non tutti scommettevano, e sulla Sala Repubblica, standoci dentro, insomma, si capisce che è un po' un'altra cosa, o meglio, è tornata in parte alla bellezza del passato, in parte con un nuovo modulo tecnologico che ne permette l'insonorizzazione rispetto al resto del teatro, tant'è che mentre stiamo parlando è in corso la generale del Viaggio Reims e non lo stiamo sentendo, mentre prima non c'era una divisione di suoni tra la sala principale del teatro e la Sala della Repubblica, quindi si può dire che abbiamo un vero e proprio ridotto che può lavorare contemporaneamente e acusticamente tra le due sale, e poi appunto diciamo, manca l'ultimo step, che è quello di una pavimentazione che porterà tutta la sala a un unico piano di calpestio, in modo da poter regalare alla città anche quel salone coperto tra i tanti che insomma mancano un po' alla città. L'unico salone diciamo un po' grande è il salone Metaurense di Palazzo Ducale, che ovviamente con la disponibilità della prefettura e del prefetto utilizziamo spesso, ma averne anche uno comunale all'interno del teatro, sia per le attività teatrali, di letture, residenze di danza, ma anche momenti di rappresentanza, potenzialmente eventi, meeting, cene aziendali, insomma collegate all'utilizzo della sala principale, è sicuramente una grossa miglioria per la città. E dunque nel mese di ottobre dovrebbe esserci l'inaugurazione di questo luogo, un teatro nel teatro, che ridà vigore ad uno spazio del Rossini fin qui troppo poco utilizzato. La capienza diciamo, è almeno un 120 posti che saranno diciamo, sostanzialmente localizzati al centro di questo spazio su cui stiamo. Lo spazio verrà però diciamo, compartimentato ulteriormente, perché le prestazioni acustiche che già ha in questo momento, questo si deve a queste paraste, alle bucature delle finestre, alla parete dorata che vedete alle mie spalle, saranno ulteriormente incrementate. Per cui si potrà effettivamente fare qualsiasi cosa in modo tale che ecco, non esca nessun suono, e questo era anche un obiettivo da raggiungere con la sovrintendenza, se ne discusse anche per la questione delle finestre, quindi anche proprio degli infissi. Il progetto è un progetto che di fatto in questo momento è stato finanziato con un fondo CIPE del Ministero della Cultura e altri due finanziamenti della regione, quindi di fatto è stata una sorta di invenzione anche amministrativa, però ben riuscita credo per adesso, per la quale effettivamente questo spazio allo stato attuale non ha avuto esborsi da parte del Comune di Pesaro. Insomma.